La Turchia va al voto e diverse saranno le prime volte degli elettori. Saranno infatti 1,6 milioni di giovani a votare in queste elezioni, dove l'età per diventare deputati è stata abbassata da 25 a 18 anni. E sempre per la prima volta si elegge un capo dello Stato con i nuovi poteri esecutivi attribuiti dal contestato referendum sul presidenzialismo dello scorso anno. Il principale candidato di opposizione alla presidenza della Turchia, Muharrem İnce, che domani sogna di spezzare dopo 15 anni il dominio di Erdogan, ha votato già nella sua città natale di Yalova, nel nord-ovest del paese. Anche l'altra candidata di opposizione più accreditata, l'ex ministra degli interni nazionalista, Meral Akşener, ha già votato a Istanbul. Le urne saranno aperte fino alle 17 locali, ore 16 in Italia, di domenica 24 giugno. Normalmente frantumata dalle divisioni, l'opposizione per la prima volta dopo anni è quasi tutta unita contro Erdogan, con un'offerta allo stesso tempo vasta degli oppositori. Questo potrebbe disperdere il voto fino a far scendere il presidente turco al di sotto della soglia del 50%.